Esame di riforma. Prima di tutto ci occupiamo di politica, della pagina politica lunga e importante come sempre, riguardante in particolare la riforma Calderoli, iterata sui costi della politica e non solo. Saluto e ringrazio l'onorevole Mario Baccini per il PDL, ospite in studio con noi. Chiedo all'onorevole Baccini, sì, si andrà a settembre, i costi della politica sono al centro dell'attenzione, mai come in questo momento, sempre per quelle anime più cattive che dicono si tratta un po' di uno specchietto per le allodole, allora siccome c'è una folla che rumoreggia e che dice per la politica si spendono troppi soldi, salta fuori questa bozza. E invece lei come risponde? Ma guardi, io intanto prendo atto con soddisfazione che il governo abbia iniziato a discutere non di questioni emotive da mettere un piccolo articolo in un provvedimento economico o nell'altro nelle commissioni parlamentari secondo l'emotività. C'è un progetto che il ministro Calderoli ha presentato in Consiglio dei Ministri e che credo sia giusto che non si liquidi in qualche ora di dibattito, perché la riforma proposta è una riforma importante sulla quale anche il Parlamento sarà chiamato a dire la sua, come giusto. Ma voglio precisare che, almeno dalle notizie che apprendiamo, che ci sia un problema di fondo. Non si è ancora determinata questa differenza che c'è tra i costi della politica e i costi della democrazia. Qui mi sembra molto che si parli dei costi della politica mettendo dentro tutto. Insomma, dobbiamo già distinguere che cosa significa vivere in un paese democratico, nel nostro paese, quali sono i livelli della democrazia che dobbiamo tutelare. Per esempio, per me il Parlamento è un costo della democrazia, non è un costo della politica. I parlamentari, la riduzione dei parlamentari mi sembra una cosa sacrosanta, perché risponde a un criterio che i nostri padri costituenti del passato volevano dare una rappresentanza in un territorio dove le linee di comunicazione erano poco affermate, certo. Quindi c'era bisogno di un numero di parlamentari che rappresentasse territori. Oggi che le vie di comunicazione sono così ampie e diffuse, basta sicuramente una rappresentanza parlamentare molto minore. Quindi 250 per lei è un numero. Sì, non è il problema. Però ecco, io su questa bozza, dividendo e raccogliendo quello che il capo dello Stato, il presidente Napolitano, ci indica tutti i giorni, perché se il capo dello Stato parla significa che c'è un motivo, c'è una necessità, quindi fa bene a mio parere, perché è una delle pochissime istituzioni morali nel nostro paese rimasta solidamente in piedi. Però ecco, voglio ricordare che a mio parere noi siamo alla fine di un percorso finanziario, politico, culturale e sociale. Dobbiamo prendere atto, cioè stiamo parlando di una riforma che dovremmo poggiarla sul sistema che sta finendo. Il dibattito. Io su questo sistema che sta finendo riparto subito con lei, perché è molto intrigante e interessante come principio. Però sta finendo anche il nostro tempo, dobbiamo dare la parola al telegiornale e anzi lo facciamo subito e vi aspettiamo subito dopo in studio. Grazie. Ci ha raggiunto intanto Maurizio Caprara, il Corriere della Sera, grazie di essere con noi, anche perché è arrivato, credo, un'ora fa dalla Cina o giù di lì. Un po' di più. Non molto di più. Grazie. Con Maurizio Caprara parleremo poi anche dell'euro che salva la Grecia, quindi proseguiremo anche sulla pagina economica. Avevo interrotto l'onorevole Baccini, però, che stava parlando di un cambiamento, anzi di un finale. Insomma, si è arrivati ad un punto. Stavo parlando di questa ipotesi di riforma costituzionale che a mio parere si deve poggiare su una presa d'atto, che noi stiamo uscendo dall'era del PIL, del prodotto interno lordo che ha fatto il suo tempo, e dobbiamo entrare in un'era di una nuovi standard di soddisfazione anche della qualità della vita che bisogna riparametrare, e su questo dobbiamo capire che classe dirigente mettere in campo, soprattutto politica, per gestire questa nuova era che abbiamo di fronte. Tutto il resto mi sembra molto relativo. Noi stiamo parlando di piccole, grandi riforme, ma è tutto molto fuori dalla logica delle nuove esigenze, delle nuove sfide che abbiamo nel nostro paese. Questa è la mia preoccupazione. Vedo che c'è poca attenzione ad approfondire i temi in maniera seria, cioè
Il PIL ha fatto il suo corso, obiettivamente. C'è ormai una crisi sociale, culturale, economica, finanziaria e politica che si congiunge per la prima volta in un unico segmento. E quindi tutte quelle cose che stanno vedendo, il Parlamento che è attaccato tutti i giorni, noi parliamo di riforme e mettiamo, per esempio, che il Presidente del Consiglio, qualunque esso sia, abbia la possibilità di sciogliere le Camere, ma non esiste da nessuna parte che una cosa del genere possa avvenire in una democrazia parlamentare. Allora cambiamo la nostra Repubblica, facciamo una riforma per far diventare il nostro Paese una Repubblica presidenziale o semipresidenziale. Siamo pronti da un punto di vista politico a ma fare siamo pronti, questo? Ma se prima non capiamo il problema che abbiamo, e il problema è sotto gli occhi di tutti, una crisi irreversibile, non perché voglio essere una Cassandra, ma dobbiamo prendere atto che ormai l'Europa è stanca, i cinesi comprano il debito di tutti gli stati europei, americani e quant'altro. Noi stiamo ancora a parlare della riformetta che se il parlamentare deve stare lì a fare il manuale della politica. Quindi il problema che noi oggi abbiamo di fronte è che classe dirigente deve governare questa nuova era. Ma su che quali parametri di nuove soddisfazioni, di nuovi standard di qualità della vita? E bisogna rimisurarli. Se non facciamo questo, non dividiamo, oggi che cosa abbiamo? E concludo. Abbiamo degli ottimi leader politici che vivono di emozioni. Non abbiamo più uomini pubblici che vivono e dovrebbero vivere di sentimenti, cioè i famosi valori a cui facciamo riferimento. Ecco, queste sono le cose sulle quali io credo le teste più illuminate, più lucide devono riparametrare il nostro Paese. E le teste più lucide nel suo partito quali sono, onorevole? Ma guardi, noi abbiamo delle personalità che non necessariamente debbono essere dei parlamentari, che già stanno lavorando, ci sono fondazioni che stanno valutando i fenomeni del nostro tempo. Se noi non prendiamo atto oppure decidiamo che dobbiamo ancora vivere con questo sistema che ha creato questo divario tra il popolo e le istituzioni, in mezzo c'è di tutto, allora mi sembra difficile di poter dare al nostro Paese, all'Europa, delle soluzioni idonee. Insomma, rischiamo di fare delle riforme che servono solo a chi le fa. Sulla carta, dice lei addirittura. Ma Fedele Confalonieri ieri si incontra con Pier Ferdinando Casini, lo chiedo all'onorevole Mario Baccini, e da una parte, dicevamo poco fa, non c'è più libertà di incontrarsi, nel senso che subito scattano, lo dico sorridendo, va da sé, però è chiaro che l'attenzione faccia scattare dei retropensieri, no? Insomma, io non vedo però nulla di male. Io conosco bene il presidente Casini per aver lavorato con lui e nell'UDC per tanto tempo. Penso che questo incontro sia un incontro normale, perché Casini conosce, amico di Confalonieri, ormai è noto, e quindi ritengo che sia utile al Paese che i leader politici si incontrino con le grandi imprese, le grandi aziende dello Stato, per fare anche il punto della situazione reale. Insomma, io non vedrei niente di particolarmente inedito che Casini si incontri con Confalonieri. Insomma. Ecco, va bene, io a mio parere non c'è nessuno, ecco, se vogliamo arrivare sul tema della politica, non c'è nessun, secondo me Confalonieri non fa l'ambasciatore per dire a Casini qualcosa di politico, ritengo che siano abbastanza amici per vedersi anche al di là della politica. Insomma. Sicuramente c'è ora questa pagina difficile, complessa, che riguarda in particolare la persona dell'onorevole Papa. Ieri il senatore tedesco ha detto: prima cosa che voglio fare, voglio andarlo a trovare in carcere. Sì, guardi, io intanto voglio dire chiaramente ho votato contro l'arresto, ma non per difendere la casta o il Parlamento da chissà quale attacco, perché leggendo gli atti, ascoltando tutto quello che è avvenuto nel dibattito parlamentare, ritengo che l'onorevole Papa, come e qualsiasi altro cittadino, ma proprio perché è parlamentare, che è messo, è più esposto degli altri, perché è un politico che viene attaccato in un modo giudiziario, così come è avvenuto per l'onorevole Papa, ovviamente dovrà rispondere
non solo alla famiglia ma anche ai suoi elettori. Detto questo, io immagino un paese dove il pubblico ministero, che è l'accusa, no, formuli le sue accuse, che il processo non avvenga sui giornali, magari con informazioni riservate che devono rimanere agli atti delle procure, e che l'imputato, in caso particolare parlamentare, abbia la possibilità di difendersi a un processo. Allora, le possibilità di fuga non ci sono. L'arresto, lo ha ricordato il presidente Napolitano, le intercettazioni, insomma, non dimentichiamo che sono stati fatti degli abusi, almeno dalle carte e dalle dichiarazioni che ci sono. Ecco, io ritengo che non sia stata una bella pagina del Parlamento italiano, perché qualsiasi imputato, e nel particolare in questo caso un parlamentare, debba avere la possibilità di difendersi senza subire i processi. Senta, onorevole, rivolgo sempre a lei la domanda. Processi mediatici. Si vedevamo anche a Nuiva, anche ci ha già spiegato la propria posizione l'onorevole Manuela Dallago. Secondo lei l'arresto di Papa apre davvero la strada a ipotesi di altri arresti del genere? Per capirci, insomma, si è detto... Ma a mio parere sì, perché si apre una pagina nuova, insomma. Ricordava il servizio, il giornalista di Sky che è intervenuto qualche minuto fa, che a settembre ci potrebbero essere, sì, degli ulteriori problemi, insomma, sì, sulla questione Romano, sulla mozione di sfiducia, sì, individuale, sulla Milanese, questione di altri parlamentari per i quali è stato chiesto l'arresto. Ecco, io ritengo che su questi ci possono essere dei problemi della tenuta della maggioranza, anche se segnatamente sulla questione del ministro dell'agricoltura Romano, cioè, voglio ricordare a tutti noi che è un ministro che sta subendo un processo da 8 anni, insomma. Quando direttamente il pubblico ministero ha chiesto il proscioglimento, e lui stesso voleva andare a giudizio già da tantissimo tempo, se ci fosse stato rinvio a giudizio. Ecco, quindi parlare di queste cose, è chiaro che i maliziosi possono immaginare che ci sia qualche problema di interferenza politica.